Ciao gente simpatica, io sono Valdorf e siamo su 999, che al contrario è 666, ma non è questo l'obiettivo di oggi. Questa è la versione per Steam, dopo vi spiego perché l'ho scelta. Ma salve! Allora, abbiamo Gunshot, My Sedgeworth, credo. Oh, no, Cyrus, è Cyrus di Octopath. E c'è la super carinissima kawaii ragazza, Primrose. Questo è uno scienziato a caso, questo è un prigioniere, questo è il tizio che fa il figo. Forza, non vieni? Devi sbrigarti! Ok, altro motivo per cui ho scelto la versione di Steam. Lei con la grafica migliorata è ancora più carina. La stanza in cui mi sono svegliato aveva un numero come quelle. Anche tu, eh? Anch'io. Ah, certo, anche tu. Voglio sapere il tuo nome. Cazzo, è questo che tira imprecazioni a caso. Non si apre. In cima alle scale, vicino all'orologio, ha visto una persona. Oh! Quanti siamo? Ora siamo in... Era una ragazza. Quella di prima era più carina, se voglio specificare. Sembrava della mia stessa età. Allora, stiamo per morire. Non vorrei che tu ci provassi, grazie. Benvenuti a bordo. Dun 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 dun. Welcome students, I'm the president Monokuma. Ah, tre persone assieme aprono una porta e solo loro possono passare attraverso. Piano C, eh? Però è lagato. Wow, quanto sei carina! C'è un simbolo, vuol dire qualcosa? Quanto sei carina! Ok, smetto, va bene. Per questo minuto, poi ovviamente tornerò a ricordarlo. Penso sia il simbolo del sole. A me sembrava un pomello. Quanto... Ok, no, no, mi trattengo. Siamo intrappolati. Tutte le uscite non portano da nessuna parte. Quanto sei carina! Ok, perdo 20 secondi per osservarla attentamente. Ok, no, dai, non è il momento. Si fugge ora. Voglio sapere chi siete. Chi siete? Da dove venite? E perché siete finiti qui? Da te in particolare. Va bene, allora... Perché non prendiamo nomi in codice? Tipo, io sarò 7. Wow, che fantasia, perché c'è il numero 7, capito? Ragionamento avanzato. No, perché 7? 7? Perché sei 7? Perché è 7, no? Va bene, allora sono santa. Ciao Babbo Natale. Qualcuno di voi sa il giapponese? No? Beh, san vuol dire 3. Vero, lo so. Perché so contare fino a 7, quant'era? Ia sans buglio cipa. Ia san. E lui è sans, ok, è sans. Lui è sans, aggiudicato. Ia san. Sans, sei sans. Sei anche bianco, quindi. Sei sans e basta. Io sono uno. Quindi mi chiamerò Ace. Io chiamerò Lotus. Come sapete, ha 8 petali. Ok, bellissima sta cosa, che i nomi non ce li dà, ma che sono tutti in codice per aiutarci a ricordare meglio i numeri dei personaggi. Fantastico. Apprezzerei se mi chiamaste Snake. Snake! 2. Ah, come serpente, ok, bello. Tocca a me. Allora, il suo numero è... il 6? Beh, mi sa che... potrebbe anche essere il 4. Voglio essere Clover. Clover, che nome carinissimo hai scelto. Perché ha quadrifoglio. Quindi è il 4. Io ho il 5. Il mio nome in codice sarà... Perché averne? Voglio dire, sappiamo già il tuo nome. Sei Champei. Oh. Povero, magari hai trovato il nome della vita col 5. No, gli danno il nome di base, poverino. Il 4 è un numero fortunato. Ora diventerà anche il mio, visto che è quello di Clover. Oh, cuoricino. Qual è il tuo numero? È il 6. E se fosse un 9 al contrario? Quindi sei giù. Ti va bene? Sì, sì. Tutti quanti si sono inventati il nome. Noi gli abbiamo imposto il nome, ma poverina. Quindi sei 9? 9, ok. E se fosse un 6 al contrario? Hai qualche tipo di piano? Sì, ce l'ho. Farò questo. Non toccarmi. Non toccarmi, Clover. Porco, levali le mani di dosso. No, no, lascialo qui. Ma waifu del gioco, non puoi ucciderla subito! Qualcuno salvi quella povera ragazza! Fallo, adesso! Ok, lo farò. Il 4. Però servono 3 numeri. Metti quel numero come questa piccola peste. Non osare chiamarla peste! È super cute! Bene, non mi serve più! Aspetta! Ecco, è tutta tua! È tutta tua!
Oh, grazie mille. Ti voglio bene, grazie. Ciao Michael, bentornato. 9 è morto perché ha rotto le regole. No, è morto perché ha osato toccare Clover. È morto per quello. Un'ora è passata. Sono le 10. Aspetta, ma se alle 6 moriamo? Quindi è una specie di Until Dawn al contrario. Vero? Cazzo! Ma imprechi sempre te! Appena l'hai fatto, il timer si attiva. Non importa chi tu sia, avrai 81 secondi. Che è 9 per 9! Wow. Devi anche tenere in mente che le porte numerate si chiuderanno dopo 9 secondi. Ovviamente 9 secondi! L'unica cosa importante, Clover will be alive forever. È il mio obiettivo! Non me ne importa la true ending, voglio salvare Clover. Oh, ma che carina! Oh, il blush! Oh, cuoricino di nuovo! Oh, esplosioni perché sì! Oh, è carinissima! Basta, niente, non continuo, sto qui a guardarla! Oh, vabbè dai, continuiamo. Torniamo all'avventura. Avventura! Snake e Clover, siete quindi stati rapiti dalla stessa stanza e vi siete svegliati assieme. Quindi, voi due che avete a che fare? Siamo fratelli. Oh, fantastico! Ho detto qualcosa? Snake è mio fratellone. Fratello più grande. Fratellone suona già troppo confidente. Beh, stupido! Stare qui seduti mentre non facciamo niente. Ma in giapponese quindi dice stupido. In giapponese è baka. Vorrei sentirla dire baka. Oh, baka. Ti prego, dimmi baka almeno una volta. Fare tutti i finali, vero? Ovviamente tutti i finali. Oh, carissimo, ah! Adorabilissimo. Puntiamo al 23 in quel caso. Per puntare al 23 un 10 serve, quindi io sono il 5. No, non posso andare con Clover perché sono il 5. Oh, sono triste, molto triste in questo esatto momento. Oh, vabbè, devo fare delle scelte importanti in nella vita, ho capito. 7-2, 4-1. E fa 14. 1 più 4 fa 5. Sì, esatto. Ottimo che lo spiega ogni volta perché è un concetto non troppo comune. Non dico complesso, ma non troppo comune. Oh, cos'è quell'animazione? Ora, tutta la serie sarà così. Io che faccio oh quando lei fa un'animazione. Ogni volta. Riassunto della serie intera. Funziona alla perfezione. 7 Snake, Clover e Ace nella 5. Mentre Lotus, Santa, June e io, Jumpy, nella numero 4. Ma dove sta la scelta allora? Sono davvero il team che voglio? No! Allora, seguiamo la strada normale o... Col cavolo, io vado con Clover. Voglio andare nella porta numero 5 pure io. Non me ne importa della June route. Voglio la Clover route io. Sì, non è certamente un dating sim, ma... Voglio provare a andare nella 5. Devi ascoltarmi, Clover. Poi la porta numero 4 con gli altri. Ma no, voglio andare con Clover io! Voglio andare con Clover! No! Tutto per niente! Oh! E mi sono perso anche June. Bene. Ok, in breve. Questo è Danganronpa, ma invece dei processi ci sono le escape room. Bello, bello. Sotto il cuscino... Oh, c'è sempre qualcosa. Immagino che è uno di quei letti di cui Clover è molto fiera. Oh, Clover dorme in letti come questi, che tenera. Pensi non le stia bene? No, no, le sta benissimo, a pennello. Oh, Jumpy, la giudicherei della sua apparenza, vero? Non dovresti. Che vuol dire? Che è una bieca assassina alla fine. Quadri e cuori. Così jackpot! 777, ma che 777? È il gioco sbagliato. È un altro simbolo. Il toro. È il simbolo di Lotus. È una battuta. Vedi, è il simbolo di donna e poi c'è le corna, vero? Per me è morto qualcuno nel frattempo. Ah, argomento delicato. Anche per me potrebbe essere morto uno. Basta, non sei Clover, va tutto bene. Oh no, dove... Ah, Clover c'è, evviva, evviva, sono tutti vivi. Clover abbassa la testa e non fa niente. Un sospetto. Aspetta un attimo. Dov'è Snake? È in una cassa nascosta, ovviamente.
Sì, mio fratello è cieco, ma può andare in giro come chiunque altro. Andrò a cercarlo. Aspetta, Clover! Eccola, Clover! Parlagli! Parlagli! Ah, vabbè, è un po' triste, in effetti. Ho detto, lasciami sola! Sei così fastidioso! Vattene, lasciami sola! Solo a guardarmi mi dette sui nervi! Ma Clover, come puoi dire cose simili? Clover! No, perché dici queste cose, Clover? Clover! Dobbiamo davvero trovare Snake. Per Clover. Per Clover! Dobbiamo trovare un modo per andare fuori tutti assieme! E sviene a caso! Is this a Dante reference? Opzione A. Avere 3-5-8 attraverso la porta 7. Ma in questo caso non sarei con Clover, è un problema. La B. 4-5-7. Ok, questa è l'opzione che voglio. Sono con Clover. Sì, vittoria. Come vuoi. Ma come non è contento di stare con me? Sì, risolviamo enigmi con Clover. Ora sono contento. Sarà il mio streaming preferito dell'intera serie. Dell'intero anno, che dico. Facciamolo. Vero, dobbiamo fare in fretta, altrimenti, beh, esplodiamo. June, jumpy. June, che combini? Ma cos'era? È geloso che andavo con Clover? Fatti una ragione, preferisco Clover a te, June. Ah, vabbè. È la seconda volta che siamo andati attraverso queste porte. Ma non ti abituerai mai. Il burn da Clover. Cosa diamine è questo? Perché non guardiamo? Ehi, Clover. Già, meglio non subito. È un cadavere. Ma no, è un burattino, si vede. Su, si vede. Cavolo, mi hai davvero spaventato. Sarebbe strano se tu avessi anche un minimo di palle. Contro Epic Burn. Passiamo per quel tubo e scappiamo. Jumpy, sei flessibile come un polipo o qualcosa di simile? Ovviamente c'è sempre un riferimento ai tentacoli. Cos'è? È rosso? Pensi sia sangue? No, il sangue è più denso. Allora cos'è? Non lo so. Questo invece? Liquido blu. Pensi sia sangue alieno? Ma sei fissata col sangue, Clover. Devi dirmi qualcosa. Quindi questo è associato al 3. H2O. H vuol dire caldo, hot. E O per orfani. Ma cosa? Non voglio sapere come finisce. Seven, la tua testa sta bene? Non voglio sapere cos'era Seven prima del colpo alla testa. Dice NACL. Sale. Sale, eh? Cos'era quel saltino? Qualcuno deve dire ai materiali come fare. Chi è poi questo qualcuno che sussurra le molecole? Qualcuno che non puoi vedere. Intendi tipo un dio? Forse anche il demone. Ehi, di cosa state parlando voi due? Oh, niente, giusto un po' di Satana. Ti ha detto Seven? Che anni fa è successo che ha sentito di una fabbrica dove i cristalli hanno trasmesso informazioni ad altri cristalli in giro per il mondo. Una cosa strana. Blu facciamo. Facciamo blu, accendi. È blu adesso. Nyeh, you are blue now. Non posso fare a meno di questa citazione ogni volta. Viola. Ah, perfetto. Buon lavoro, Jumpy. Oh, grazie, Clover. Il saltino poi era il premio meritatissimo. Per il fratello è preoccupata. Abbracciala, Jumpy. Devi confortarla. Mio fratello potrebbe essere morto. È per questo che non l'abbiamo trovato. Ma nella porta numero 3. Lo reputo molto probabile. Snake! Qualcuno abbracci questa povera Clover. Snake è stato senza dubbio assassinato. Io penso che Zero è uno di noi. Tun tun tun! A volte mi chiedo se sei intelligente o solo fortunato. Eh? Questo gioco, metà dei dialoghi sono... ma tu sei scemo. Cos'hai detto? Oh, no, niente. Metà dei dialoghi più o meno questo. Beh, no, sto un po' esagerando. Ottimo, si è aperta, andiamo. Io non sono davvero... Sono... Era preoccupata di... essere bloccata con un ragazzo. No, che può andare solamente giù.
Ciampi, siamo solo in due, quindi facciamo del nostro meglio. Beh, sono contento che siamo assieme. Attenzione. Ma, sospetto. E sai che è solo per guardare il piano è, vero? E anche in quel caso sono contento, sai, con te. Ma lo dici apertamente che ti piace, allora? Ship on the ship. Più ship di così. Ace vuole la porta numero 1. Chissà perché. Santa, la porta numero 6. Clover vuole 1. Ok, andremo nella 1. Lotus vuole la 2. Seven vuole la 2. Non andrò mai con quell'uomo elefante. Non è come che io voglia stare con una nonnetta esibizionista. Non sono un esibizionista. Sto indossando vestiti. Quasi. Ultima volta ho guardato, non è un crimine. Forse. Ma decenza comune. Mi ha scelto la porta numero 1. Aspetta un attimo. Stai imbrogliando? Ups. Imbrogliando? Come potrei farlo? L'ho scritto prima sul foglio. Ma che... Che imbroglione! Che imbroglione! Assurdo, assurdo! Avevo preparato 3 pezzi di carta. You cheat not only in una di games but yourself. Andiamo! Non vuole che Clover ci facesse qualche brutto scherzetto perché è triste? Guarda, abbiamo sbloccato la porta! Ora possiamo andare da questa sta... Oh! Beh, andiamo allora! Clover! Clover, non ti voglio vedere così triste. Abbiamo sbloccato la porta, ma Clover non ha più motivo per vivere praticamente. In effetti. Vuol dire che lo troverà. Prendiamo oggi, yeah, ma non totalmente. Ciao capitano. Queste ferite, cosa l'hanno ucciso? Deve essere stato questo. Dici? Chissà qual è l'arma del delitto. Alice con due L. Devo tradurlo tutto quanto, vero? Puoi leggerli? Certamente. Come certamente? Non è cosa comune. Non posso. Ah, ecco, era ironico. Ah, ok. Dov'è Clover? Dov'è Clover? Ah, ok, sta bene. Cos'è quello? Che sta facendo? Cosa? Hai qualcosa nelle tasche, cos'è? Forza, dobbiamo sbrigarci. Clover, cosa hai nelle tasche? Clover, cosa hai sulla schiena? Un bastone? Clover, cos'è quella cosa sulla schiena? Chissà. Se guardiamo la porta numero 2, forse troveremo qualcosa. Forse un modo per uscire tutti assieme. Ma non pensi sarebbe meglio dare un'occhiata? Concordo. Sembra una pessima idea, ma se lo dici tu va bene, Clover. Allora June 7 e io dovremo andare. Non posso però seguire cosa accade. Sono arrivati? Clover, sei la prima arrivata? Dove sono gli altri? Cos'è successo? Vuoi davvero sapere? Sì. Ok, lascia che ti mostri questo. Braccialetti. No, impossibile, deve essere uno scherzo. Non può essere vero. 3, 7, 6. L'unico modo per togliere i braccialetti è uscire o morire. Ma perché? Cosa? Clover, perché mi fai questo? Clover, non puoi farmi questo. Vabbè, dai, finché sei tu viva. Li hanno forzato nella porta numero 3, assassinato. Servono almeno 3 persone per aprire una porta. Chi erano quei due che hanno aperto la porta con lui? Potevano solo essere Santa e Seven. È per questo che li ho uccisi. Perché hai ucciso June? Perché ha provato a proteggerli. Era in mezzo alla strada. Doveva morire. No. No. Hey, Jumpy. Andiamo. Usciamo da qui. Abbandoniamo questa barca. Cosa mi stai parlando? Apri una porta numerata. Lo so, servono almeno 3 persone. Ma finché abbiamo questo... Cos'ha? Il braccialetto 0? Ah, l'ha preso dal capitano. Ecco perché l'ha preso. È vero, siamo una coppia perfetta io e Clover. Perché io sono 5, lei è 4. Più lo 0 facciamo un 9. Win-win.
Yandere mod activate. Non è proprio una cosa Yandere, ma molto vendicativa. Sì, 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 sì. Good ending. Beh, è una good ending per me. Quindi, capisci ora? Se abbiamo i braccialetti 0, possiamo andarcene. Io e te possiamo aprire la porta 9. Solo in due. Vedi? Andiamo. Forza, sbrigati. Jumpy? Jumpy? Clover? Sì? Ma non volevo uscire con te, Clover! Clover, volevo uscire con te, maledetta! Grazie, Jumpy. Prenderò in prestito questo, ok? Ma davvero, non mi spiaceva uscire con te, sai? Clover! Ah, Clover! Clover, perché però mi hai fatto... Clover, io speravo in te!